Brigida, mi ha alzato una palla pazzesca lui sulla formazione, sul fatto che c'è tanta ricerca di personale e parto dal fatto che proprio di recente tu sei stata insignita di un'importante onorificenza di Cavaliere della Repubblica dal presidente Mattarella. Ti chiedo, come donna e come donna che ha dedicato tutta la vita alla formazione dei giovani, le motivazioni per le quali ti è stata data questa onorificenza e soprattutto come si vive a dedicare tutta l'esistenza alla formazione, alla ricerca delle nuove menti del futuro? Intanto buonasera a tutti, grazie al Presidente per l'invito e per la possibilità di poter darmi in questa occasione di poter parlare di formazione, perché credo che tutti parlano oggi di formazione, di quanto è importante la formazione, però forse come dire, sarebbe stato meglio se ne avessimo parlato un po' prima di arrivare a non avere più profili professionali importanti così nel mondo del trasporto. Rispondo alla domanda. La motivazione per cui mi è stata data questa onorificenza, io non la ricordo tutta perché è stata letta, ma la parte più importante, almeno per quello che ricordo, diceva proprio questo: per la disponibilità e la vicinanza e il sostegno date ai propri studenti, soprattutto i più complicati, i più difficili, nel momento del lockdown, della pandemia e anche alle famiglie di questi ragazzi. Io ringrazio ovviamente il Presidente della Repubblica, ringrazio soprattutto il Prefetto di Catania che è stato il gancio per questa cosa, la dottoressa Maria Carmela Librizzi, però sinceramente non sento di aver fatto nulla di particolare. Io credo che un leader formativo, una persona che ricopre un ruolo che deve essere un punto di riferimento, debba necessariamente comportarsi in un certo modo, secondo quelli che sono i valori della propria vita, della propria esistenza, quello in cui crede. Bisogna crederci nella formazione e soprattutto bisogna credere nel valore della persona. Per chi fa questo lavoro, come me, la persona deve essere sempre e in ogni momento al centro della propria attività. Quindi diciamo che la motivazione fondamentalmente è questa. Poi io dico che i nostri ragazzi, qui ne ho portati un po', sono i ragazzi centisti, diplomati quest'anno, ragazzi dell'ITS, della scuola e dell'ITS, perché io sono preside della scuola e anche vicepresidente dell'ITS, quindi il gradino superiore, il biennio di specializzazione. I nostri ragazzi sono il nostro valore, il nostro bene, bisogna investire su di loro, bisogna dare loro fiducia, bisogna ascoltarli, guidarli, orientarli, perché è ovvio che da soli non ce la fanno, è normale, non ce la E facciamo perché forse neanche secondo noi. te non scelgono questo settore? Cioè perché c'è questo disagio? Tu Se me lo che sono, quotidianamente allora, ti... diciamo che non è così scontato, ci sono tante motivazioni, sono motivazioni, problemi relativi a scarsi investimenti sulla formazione negli anni. Io poco fa, non mi ricordo a chi lo dicevo, per la formazione di un marittimo parliamo di un ufficiale. Abbiamo 5 anni di scuola superiore, quindi 5 anni di nautico e 2 anni di ITS, ci vogliono 7 anni. Quindi prima dei 7 anni noi non abbiamo un ufficiale formato. Allora non devo arrivare ai 7 anni per capire, dopo 7 anni, che non ci sono più ufficiali. Lo devo cominciare a pensare prima, no? Per cercare di investire su questo. Allora, fare un ottimo orientamento nelle scuole. Io quest'anno ho fatto un orientamento, in presenza. Ho girato tutti i nautici d'Italia, fino a Roma. Ho fatto una cosa incredibile, ho incontrato una cosa come 3.000 ragazzi. E chiedevo proprio loro questo, per quale motivazione loro non sentono la voglia di fare più questo lavoro, perché su 25 ragazzi di una classe di macchina di coperta, solo 5 mi dicevano che volevano imbarcare. E ho cercato di capire le motivazioni. Le motivazioni sono fondamentalmente, insomma, diciamocelo chiaro, un allievo di macchina di coperta guadagna 650 euro. Un ragazzo in poltrona a casa propria con reddito di cittadinanza guadagna 700. Quindi per quale motivo io devo andarmi ad imbarcare, lasciare la famiglia, lasciare la fidanzata, lasciare la casa? Cioè, voglio dire, di che parliamo? Allora, ecco, chi ha la possibilità di poter sedere al tavolo contrattuale dei marittimi, io non sono un marittimo, però lavoro con Vabbè, mi loro, formo. quindi dico migliorare un po' anche le condizioni economiche, perché voglio dire, un ragazzo deve rinunciare a tante cose, deve essere pure motivato a farlo. Non che l'incentivo economico sia tutto, no, ma è una motivazione ed è una motivazione forte perché ti porta ad avere un'autonomia economica. Un ragazzo che imbarca a 19 a 20 anni già diventa autonomo. Poi ci vuole anche una motivazione di tipo deontologica.
e quella va costruita. L'innamoramento della professione non si improvvisa, non si esce dal cilindro un ufficiale o un marinaio o un piccolo di camera o un cuoco di bordo. Poi non parliamo dei cuochi di bordo che devono fare 36 mesi di imbarco. Se un ragazzo è diplomato all'alberghiero già cuoco, deve fare 36 mesi di imbarco per diventare cuoco a bordo. Cioè già è cuoco, perché deve fare 36 mesi di imbarco? E allora giustamente a tutti i ragazzi ai quali io chiedo, ma perché non pensate, invece presidente scusi, ma se io qua in un ristorante qualsiasi guadagno lo stesso, perché me ne devo andare sulle navi per fare l'aiuto cuoco 36 mesi? Cioè io non le... Ecco, allora anche la norma, le normative che sono vecchie, pesanti, cioè anche questo va, come dire, rivisto. E noi sappiamo che per rinnovare anche l'aspetto normativo ci vuole, è il nostro un paese di pachidermici, cioè è una cosa incredibile. Quindi se vogliamo anticipare la mancanza e stimolare e motivare, lo dobbiamo fare in prima persona, lo dobbiamo fare costantemente, ma lo dobbiamo fare tutti, investendo tutti, ovviamente come fa il dottor Guido Grimaldi a dare fiducia all'ITS di Catania e come fa Alice, come fanno tanti altri, il dottor Matacena qui, Caronte Tourist, cioè voglio dire, io ne potrei nominare, li conosco tutti, perché tutti danno fiducia a un istituto che forma, tutti tranne la regione Sicilia, che ancora ci deve dare gli acconti degli ultimi 3 anni di corso chiusi ma ancora non accontati, per cui io sono in debito con i formatori, con tutte, perché la regione Sicilia ancora pensa bene di non darci questi finanziamenti, e questa è una cosa veramente che un'altra lotta corpo a corpo. Loro pensano che noi ci stanchiamo, ma noi non ci stanchiamo. Grazie. La